Piccola introduzione. Oggi parte su Twitch l'evento sport. Per tutte le ore di streaming sul mio canale Twitch, link in descrizione, faremo solamente giochi sport. Vi invitiamo perché è una cosa molto interessante, molto carina. E vi ricordiamo che tramite Amazon Prime la subscrizione è gratuita sul nostro canale Twitch per darci un supporto. Vi aspettiamo numerosi e che dirvi? Buona visione, ricordatevi, hashtag trombetta. Vabbè, l'evento parte oggi alle 13 sul canale Twitch. Ricordatevi di fare l'iscrizione al canale. Una volta iscritti, ricordate di attivare la campanellina. Una volta attivata la campanellina, non dimenticate di spuntare. Inviate tutte le notifiche a questo canale per non perdere nessun video. L'altro giorno stavo. Ho anche mal di gola. L'altro giorno stavo chiacchierando con la mia streamer, Veronica, di alias Prinks, Printix. Vabbè, e parlando appunto di streaming, di live, mi fa: Luke, guarda questa. Aspetta, lei è milanese. Uè, testina, guarda questo sito che vendono questo coso che servirà per le nostre live. Al che io ci ho dato un'occhiata, no? E ho detto, cavolo, ma me lo compro su Amazon, questa vale circa 150 euro. Poi ho detto, siccome ho una conoscenza, tra virgolette, di Elgato, provo a mandare un'email, magari non si sa mai, mi fanno uno sconto. Mando l'email a Elgato e Elgato, gentilmente, prontamente, mi manda una copia a casa, gratuita. Sto parlando, ragazzi, dello Stream Deck. È un qualcosa di fantastico. È quello che sto utilizzando nei live ultimamente, sia su Twitch che su YouTube. Molti di voi mi chiedono che cos'è, che cos'è. Ecco qua il video, finalmente, non volevo neanche farlo, però ve lo faccio giusto per i curiosetti. Allora, ragazzi, avete presente quando io in live mando la trombetta, mando le cagate? Ecco, ragazzi, è questo. Ma andiamo a vedere più nel dettaglio. Allora, ho cambiato programma, mettiamolo in pratica, ragazzi. Io ho questo coso, a parte che ho l'appoggino anche fighissimo, ce l'ho sulla scrivania, bello comodo. Lo stacchiamo un attimo. E ragazzi, questo è l'aggeggio. Si collega USB, guardate che figata, a parte il filo che rompe le scatole. Eccolo qua, questo è il programma, ragazzi, lo Stream Desk. Allora, io cosa posso fare? Ora sto registrando con OBS. Io, per esempio, mentre sono in live, qua abbiamo una bellezza di 15 tasti e in ogni tasto io ho messo delle cartelle, vedete? Ho messo ben 5 cartelle, posso mettermi le immagini al posto delle cartelle, ora non ho avuto tempo, e in ogni cartella, guardate, per esempio vado sulla prima, non so se si vede, vado, si vede malissimo, porca miseria, vado sulla prima e mi apre altre 14 finestre perché poi una è per tornare indietro. Io, per esempio, qua ho delle scene. Io ora mentre sono in live, facciamo finta che siamo in live, io posso mentre registro fare questo, cambio scena, metto la scena di gioco, abbiamo un cambio scena bellissimo e io sono ancora qui, sono un po' allungato perché non ho impostato bene la web, ma siamo nell'immagine, quella di gioco, tra virgolette, immaginate che al posto mio c'è il gioco mentre sono in live, io cambio scena, vedete, torno indietro, metto la seconda che sono le scene di emote o GIF. Mentre sono in live e guardate che figata, quella che tanti di voi rompono le scatole tutti i live è la trombetta. Trombetta ce l'ho sul primo, vedete? C'è scritto trombetta, io lo clicco ed esce la trombetta, eccolo qua. Poi ne ho tantissimi, c'ho i fuochi d'artificio, c'ho gli spari, c'ho i fuochi d'artificio, tutto quello che io metto durante i live ed è una cosa, ragazzi, fighissima. Lo Stream Deck non è nient'altro che un cambio scena, cioè un, scusatemi, una scorciatoia per noi streamer che invece di prendere il mouse, uscire dal gioco e cliccare sul programma, io qua ho il mondo, ragazzi. Tipo quando in chat mi chiamano tutti Pirletta, 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 e lei, per esempio, lei è una, ce ne ho poi altre tre, vedete? Io ho cliccato e subito esce Pirletta sullo schermo. Poi ho Pirletta 3, per esempio, clicco qui, esce l'altra Pirletta. Ho Pirletta 1, clicco qui, esce l'altra, vedete? Tutte automatizzate, bellissimo. Poi le clicco e spariscono. Bam, bam, sparite. Poi ho per esempio, a caso, la pubblicità di Gigi, quella che ci spiega come fare Amazon Prime su Twitch. Per esempio qua, io ho pubblicità Gigi, bam, e parte la pubblicità Ehi di tu! Gigi, che pirla, mi fa morire. Ogni volta da ridere, eccolo qua. E la posso togliere sempre con lo stesso tasto. Ho la pubblicità della campanellina, grazie ad Aracris. La clicco e parte la Mi pubblicità con la raccomando, campanellina. Iscriviti, ricordati di attivate iscriverti al la campanellina per non canale. perdere i video. E la riclicco e smette. Ragazzi, è una figata. Poi mi sono impostato, e ancora devo impostare un sacco di roba. Per esempio, qui la musica. Vedete, clicco su musica. Ho le tre musiche che ho messo a caso. Clicco qui, ragazzi, e parte. 200.000 cuori pixelati, per esempio. La Stanotte ho riclicco e fatto un automaticamente, sogno. boom, smette. Stanotte ho Messo, fatto. vero? Ah sì, metto play e stop. Un sacco, ragazzi, di cosette.
Poi, se andiamo sulla sezione Twitch, ecco qua, abbiamo un sacco di cosette che mi sono messo per Twitch. Ho il tasto emote, metto le emote in chat, ho il tasto di spam e posso mettermi quanti commenti voglio da spammare, tipo qua mi metto i commenti, tipo che cavolo ne so, buongiorno, buonasera, grazie per il follow, io clicco, automaticamente in chat di Twitch partono i commenti. Mi sono messo questo tasto che ora è disabilitato, se notate, perché nella nostra chat di Twitch oggi c'è un evento sport, 24 ore di giochi di sport, mi raccomando venite, il link in descrizione, ho messo la chat solo sub, se la clicco si tolgo la chat solo sub, velocissimamente, ragazzi è una figata, mi sento troppo allungato, mi sembra strano, per cui guardate, vado su scene, metto il cambio scena che è questo qua, un cambio, eccolo qua, clicco e bam! Parte il cambio scena ed eccomi qua in 720p. Che dire ragazzi, è una vera figata. Sono scorciatoie molto utili, molto carine, molto divertenti e molto meno ansiose per noi streamer. Questo Stream Deck offritomi da Elgato, mi piace molto, grazie di cuore. E ragazzi, mi fa piacere che piace anche a voi, perché nei live mi sto divertendo assieme a voi. Tipo Luke fa uscire Pirletta, tipo Luke, trombetta, eccola qua, trombetta. È andato in tilt. Ti aggiusti. Non è andato in tilt, ragazzi, sono Pirletta. Perché io su questa scena non ho le emote. Per farlo devo andare, faccio vedere anche a voi. Andiamo su scene. Andiamo sul primo, che è quello gioco, ok, guardate, clicco, bam, cambio scena, gioco, e qui ho tutte le cose, sono un po' allungato, ma ragazzi, poi torniamo indietro, andiamo su scene, prendiamo trombetta, eccola qua, trombetta, e poi per esempio, giusto per ridere un po', possiamo mettere Snoopy, a caso, o possiamo mettere, che ne so, possiamo mettere, mi sono rattristito, mettiamo triste. Vabbè, ragazzi, questo è lo Steam Deck, poi il gatto ha fatto uscire una campagna, grazie anche alla collaborazione e all'uscita di, come si chiama, Crash Bandicoot, quello lì, l'ultimo, in HD, e ragazzi, c'è un programma da scaricare, che comunque sono un po' di emote, di gif, di Crash, molto molto carine, vi metto il link in descrizione, qualche immagine qua e là. Così allungato, mi faccio un po' strano. Trombetta! Torniamo indietro, scene, cambio, switch! Ed eccomi qua. Ragazzi, spero questo video vi sia stato di vostro gradimento, così alle numerose domande, Luke, come fai in live a mettere quelle cose velocemente senza muovere le mani? Ecco come faccio. Un bacione, un abbraccio, però aspetta, prima devo fare questa cosa. Trombetta! No, devo cambiare la scena. Porca miseria, mi dimentico sempre. Scena gioco, e poi, finalmente, trombetta! Trombetta. Ah! Ciao!